Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata di La C Salute. Lo avete letto? Salute donna. La nostra rubrica si contraddistingue per questo colore, per il rosa, che oggi assume una valenza ancora più importante e ancora più significativa, perché appunto parliamo della salute delle donne, parliamo dei tumori femminili. Sappiamo bene quanto siano difficili da affrontare in maniera particolare per le donne, non solo da un punto di vista medico-sanitario, ma anche da un punto di vista psicologico. E allora, a supporto di queste donne, ecco che ci sono tante realtà associative presenti sul nostro territorio. Una di queste è senza dubbio Salute Donna Onlus. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi la responsabile della comunicazione di Salute Donna Onlus Catanzaro, alla quale do il benvenuto. Claudia Sacco, buon pomeriggio, bentrovata. Buon pomeriggio, bentrovata. Grazie. Anche a lei. Grazie per aver accolto il nostro invito, perché vogliamo attraverso questo spazio anche diffondere la cultura della prevenzione, perché parliamo di un tema molto delicato, lo dicevo, i tumori al femminile, che riguardano purtroppo sempre troppe donne, donne anche sempre più giovani, quindi ecco che il vostro apporto è senz'altro fondamentale. Iniziamo dalla costituzione di questa associazione, che è comunque un'associazione a livello nazionale. Noi abbiamo lei in rappresentanza della sezione catanzarese. Come, quando nasce e soprattutto perché nasce? Salute Donna nasce nel 1994 a Milano presso l'Istituto dei Tumori, dalla nostra Presidente nazionale Anna Maria Mancuso e in seguito ad una sua esperienza con la malattia. Anna Maria Mancuso, quando fondò Salute Donna, era reduce dal suo primo tumore, è sopravvissuta a 3 cancri al seno ed è una delle donne più straordinarie che io abbia mai conosciuto. Dopo la sua esperienza fonda Salute Donna col preciso scopo di stare al fianco dei pazienti. Salute Donna, a differenza insomma delle altre associazioni, è un'associazione di pazienti e quindi Salute Donna si pone al fianco del paziente cercando di supportarlo durante la malattia e promuove uno stile di vita sano preordinato alla prevenzione. Ecco, il vostro è un vero e proprio sostegno in rosa che nasce da esperienze dirette e che quindi sicuramente hanno anche una marcia in più nell'approccio con le donne che purtroppo vivono questo disagio, vivono questo problema. Vediamo alcuni numeri, alcuni dati dai quali partire per la nostra chiacchierata oggi, perché le diagnosi dei tumori femminili registrano un più 6%. Ecco, vediamo, rispetto al 2013, dove erano circa 166.000 i casi, sono aumentati appunto del 6% nel 2017. Sono numeri importanti, numeri sui quali è necessario riflettere e soprattutto puntare sempre di più sulla prevenzione, che è il vostro cavallo di battaglia, se così possiamo dire. È vero. Noi, come dicevo, attraverso i convegni, ma soprattutto durante anche tutto l'anno, svolgiamo delle campagne di prevenzione. In particolare quest'anno, il mese di ottobre, che è il mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno, ci siamo dedicati a fare molti screening sulla popolazione femminile. Abbiamo fatto circa 80 screening nel mese di ottobre e siamo riusciti a individuare molti casi sospetti che sono stati già operati, quindi siamo riusciti ad arrivare presto alla diagnosi. Parliamo del territorio catanzarese in questo caso? Sì, parliamo del territorio catanzarese perché io mi occupo della provincia di Catanzaro. Abbiamo un'altra sede a Cosenza e apriremo presto a Reggio Calabria. Insomma, la vostra è un'attività in continua crescita, anche perché come funziona? Spieghiamolo anche l'approccio. Quando le donne hanno necessità di avere dei riferimenti, entrate in azione voi, quindi come rintracciarvi? Allora, noi abbiamo la nostra sede a Sellia Marina, presso lo studio della dottoressa Arianna Cosentino, siamo in via Mercato numero 13. Abbiamo un presidio presso l'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, presso il reparto di senologia. Ci sono le nostre volontarie che fanno volontariato lì, quindi siamo raggiungibili così, oppure salutedonnacz@gmail.com. Grazie per questi riferimenti, che è importante anche dare. Lei lo diceva, l'associazione nasce grazie
purtroppo verrebbe da dire, ma grazie all'esperienza della vostra presidente a livello nazionale, che ha vissuto in prima persona appunto il cancro, questa brutta parola che però lei ha affrontato con una straordinaria forza d'animo. Noi l'abbiamo incontrata perché è stata di recente, nei giorni scorsi, proprio nel Catanzarese per presentare in alcune zone del Catanzarese il suo ultimo libro, che è Dal cancro al Senato, un titolo che naturalmente vuole mettere in evidenza la sua esperienza personale, quindi la malattia, ma anche una sua parentesi proprio al Senato, quindi il suo impegno anche politico. Si è battuta anche per quelle donne che hanno bisogno di aiuto, quindi l'abbiamo incontrata, dicevo, in questo mini tour calabrese, era anche insieme a lei, quindi ve la facciamo conoscere, sentiamo qual è la sua testimonianza e poi naturalmente continueremo ancora a parlare di tumori al femminile. Sentite. Presidente Mancuso, una esperienza la sua che sicuramente l'ha segnata, ma che non le ha tolto la forza, la grinta per andare avanti, per reagire, per dimostrare che il cancro si può vincere. Facciamo un passo indietro, che ricordo ha del periodo della malattia? Sì, facciamo un passo indietro e uno avanti, nel senso che durante il percorso di malattia il primo tumore che ho avuto, perché ne ho avuti tre, naturalmente è stato impattante sulla mia serenità. Poi strada facendo mi sono resa conto che invece tirare fuori le energie positive poteva aiutare a combattere la malattia, e così ho tirato fuori tutto il meglio che avevo dentro, e piano piano, passo per passo, sono riuscita a sconfiggere il primo, il secondo e il terzo cancro. Quindi io credo che anche oltre che affidarsi a bravi medici che sappiano quello che fanno quando ti curano, anche lo spirito, il modo in cui uno lo affronta, alla sua parte, no? È fondamentale affrontarlo con coraggio, anche perché spesso noi associamo la malattia, il cancro, l'associamo alla morte, ma non sempre è così. E poi comunque di morte bisogna parlarne, e di morte dobbiamo morire, nel senso che io ho accettato questa realtà, perché poi è una realtà. Noi non nasciamo immortali, noi lasciamo mortali, quindi imparando a morire si impara a vivere. Quindi il cancro da una parte mi ha sconvolto la vita, ma dall'altra me l'ha ricomposta, perché ho imparato a dare il giusto valore alle cose. Dal cancro al Senato è il suo ultimo libro, che senz'altro può essere uno strumento utile anche per coloro che, come lei, si trovano a dover affrontare questa battaglia. Credo proprio di sì, è uno strumento che può dare aiuto, ma non solo a chi ha avuto il cancro, anche a chi vive una situazione di sofferenza, perché poi quello che distrugge l'animo umano è proprio la sofferenza, no? L'affrontare quello che giornalmente viviamo, no? Quindi gioie e anche dolori, no? Pertanto sì, il mio libro può essere un aiuto, racconta della malattia, ma può essere un aiuto sotto tanti aspetti, perché non parla solo di malattia, parla di vita, parla di qualità della vita, parla di amicizia, parla di affetti, parla di giustizia, parla di disponibilità solidale verso chi vive un dolore, no? Parla di giustizia divina e di giustizia terrena, parla di religione, insomma tutto quello che poi sono quelle componenti che fanno parte della nostra vita stessa. Salute Donna Onlus è l'associazione che lei ha fondato, è ancora un'associazione giovane ma ha già raggiunto dei risultati importanti. Quali sono questi risultati e quali sono quindi anche gli obiettivi principali che perseguite? Allora, lo scopo dell'associazione è quello di creare una grande famiglia dove potersi confrontare nei momenti di disperazione. Ma non solo, Salute Donna fa anche prevenzione, quindi è da stimolo alle istituzioni affinché possano garantire una buona sanità e dei buoni servizi. Quindi diciamo così, ci sentiamo un po' delle sentinelle della salute, no? Quindi cerchiamo di capire bene dove ci sono dei disservizi, ma senza andare a urlare o denunciare o fare chissà cosa. No, andiamo a parlare con le istituzioni e diciamo: guardate che qui le cose non funzionano, no? Ci mettiamo sullo stesso tavolo, cerchiamo di migliorarle insieme. Questo è lo scopo, no? Di mettersi a parlare
parlare con le istituzioni e che le istituzioni stiano ad ascoltare soprattutto, perché spesso chi si occupa di sanità magari non conosce certe sofferenze, e allora chi meglio di chi vive sulla propria pelle può raccontarle e può raccontare anche i disservizi. Quindi lo scopo dell'associazione è quello di sensibilizzare le istituzioni affinché non ci siano e non ci debbano essere più disservizi nell'ambito della salute. Salute Donna fa tante altre cose, cioè fa sostegno psicologico, fa visite preventive, facciamo convegni per informare la popolazione sulla nuova frontiera dell'oncologia, quali sono la ricerca, quali sono i risultati con tutti i nostri specialisti. Cerchiamo di informare, perché è dall'informazione corretta che poi c'è la consapevolezza di come curarsi anche da parte di chi vive direttamente la malattia. Noi lo sappiamo, la conoscenza, l'intelligenza nasce dalla conoscenza, e la conoscenza fa sì di guidare le persone verso la via più idonea per la propria salute. Per concludere, il suo messaggio alle donne che ci stanno ascoltando qual è? Le donne in Calabria? Allora, il messaggio alle donne in Calabria è di non soffermarsi a dire che nulla funziona, e qualora davvero dovesse risultare che nulla funziona, non dirlo a bassa voce ma dirlo ad alta voce, perché solo così, dicendo ad alta voce le cose che non funzionano, si può raggiungere la migliore qualità, perché se uno non lo sa, uno pensa che tutto va bene, oppure lo si dice come il telefono senza fili, non si riesce a fare niente. Allora dico, l'unione fa la forza. Salute Donna è una realtà regionale della Calabria, cioè qui a provincia di Catanzaro, c'è in provincia di Cosenza, adesso apriremo anche a Reggio Calabria a breve, quindi dico, uniamo le voci, uniamo la forza e cerchiamo di dare una mano alle istituzioni affinché possano garantire il meglio per i cittadini calabresi. Basta viaggi della speranza, uno deve potersi curare a casa propria. Ed è una figura straordinaria la vostra presidente, è vero? Sì, gliel'avevo detto, è una donna meravigliosa, piena di energia, di forza, una grande donna di fede. La fede l'ha accompagnata durante tutto il suo percorso della malattia, e soprattutto la speranza. Il messaggio che lei lancia a tutti è quello di avere la speranza nel futuro possibile. Ecco, le armi per combattere il cancro ci sono, quindi non bisogna mai perdere la fiducia e la speranza. E quindi in questo ricordiamo anche il grande impegno delle associazioni di volontariato, perché tante sono le volontarie anche che vi affiancano in questo percorso, anche per far capire alle donne quali sono quelle abitudini sbagliate che solitamente noi teniamo. Quindi ricordiamo anche quello. Vediamo una grafica, la commentiamo insieme a lei, perché il 20,8% delle donne italiane ha il vizio del fumo, il 23,8% è in sovrappeso, il 34,3% è sedentario. E insomma, anche qui bisogna un po' scuotere le coscienze, dottoressa Sacco. Sì, è necessario scuotere davvero le coscienze. Noi avviamo periodicamente delle campagne di prevenzione, facciamo dei convegni informativi, forniamo anche un servizio di consulenza nutrizionale che è rivolto sia alle donne che hanno avuto un cancro e che quindi hanno la necessità di gestire i disturbi che provoca la chemio, la radio, e come alimentarsi meglio nel futuro, ma facciamo anche una campagna di prevenzione, quindi chi è in sovrappeso può venire presso di noi, noi abbiamo la nostra consulenza nutrizionale e gli forniamo una dieta personalizzata per prevenire appunto questo. A Milano, ma lo faremo anche noi, fanno anche il Nordic Walking. Nordic Walking è praticamente una disciplina sportiva che aiuta le donne che hanno subito un intervento di cancro al seno. È praticamente camminare con le racchette, no? Come con le racchette da trekking, perché questo movimento fa sì che si aiutano le persone che hanno avuto lo svuotamento ascellare o magari è a stare meglio, e quindi camminare. La fase successiva a questi interventi è la più delicata probabilmente per una donna che non si vede come era prima, che non si accetta nemmeno, quindi anche il punto di vista psicologico immagino sia anche per voi un aspetto da non trascurare, sul quale investite.
Noi forniamo anche il sostegno psicologico alle donne che hanno avuto un cancro. Abbiamo la nostra psico-oncologa, la dottoressa Riccio, che supporta le donne che si rivolgono a noi per aiutarle a gestire questo passaggio. La solitudine che rapisce le donne, ma soprattutto lo sgomento delle famiglie, sono delle cose che vanno gestite, bisogna saperlo fare. Non tutti sono pronti, ecco, a gestire una diagnosi di cancro, e quindi noi siamo al loro fianco se ne hanno bisogno. Ecco, c'è anche la paura di conoscerlo, il problema molte volte che blocca queste donne probabilmente. Non è solo la paura di conoscerlo, è anche la vergogna di dirlo. Noi abbiamo riscontrato che ci sono donne che hanno la vergogna di dirlo, e come dire, non c'è nulla di male, no, però la vergogna e anche la paura, sì, sono cose che vanno gestite e affrontate. Allora, a questo proposito, sentiamo anche cosa ne pensa la gente in merito alla, dicevamo, alla prevenzione, insomma, questi problemi che possono colpire da un momento all'altro chiunque, perché poi non avvisano tante volte, quindi ci potremmo trovare coinvolte veramente da un momento all'altro. Sentiamo un po' cosa ci hanno raccontato alcuni cittadini che abbiamo incontrato per caso e poi li commentiamo insieme alla dottoressa Sacco. Diciamo che è il problema del secolo, quello dei tumori, ecco. Tocca tantissime famiglie, parenti, amici che sono interessati purtroppo da questa dinamica. Si sta facendo tanto dal punto di vista medico, spesso dal punto di vista della prevenzione ci sono dei problemi, perché io penso che si è portati a non intervenire quando ci stanno delle avvisaglie. Invece tutti dovremmo capire che nel momento in cui c'è qualche problema specifico, immediatamente occorre rifarsi ad interventi medici che poi possono diventare risolutivi, perché in questi casi più tempo passa e più il problema poi diventa ingestibile. Anch'io a livello sia personale ho avuto dei problemi che poi mi hanno toccato tantissimo. Su quell'argomento ho avuto degli amici che poi purtroppo non sono riusciti a risolvere il problema. Penso che sia molto importante prevenire, ovviamente, visto che comunque ci sono spesso e volentieri casi comunque di tumore. Io vengo da un postpartum e comunque nel consultorio, no? Dove ho fatto anche il corso preparto, lì soprattutto vieni avvisata su ogni tipo di prevenzione che si può fare. Allora io, facendo la doccia, ho sentito un bel nodulo qua. Subito andiamo a fare la mammografia e c'era un carcinoma. Ho fatto la radioterapia. Adesso a maggio ho il controllo con l'attacco per vedere se... La mia, ho avuto tutto, continuo ad esserci. Ed io ormai ho fatto callo. Ci sono giovani che non stanno bene, no? Ringraziamo Dio che tutto sta già, che andiamo avanti. Però come si fa a capire se uno c'è un tumore dietro le analisi del sangue? Perché io sempre faccio le analisi e dico no, tutto a posto, però chissà se ho tuo problema e non so niente, dico. Allora, dottoressa Sacco, responsabile, ricordiamo, della comunicazione di salute Donna Onlus di Catanzaro. Tra le persone che abbiamo intervistato, neanche a farlo apposta, una di loro, una signora, ci ha raccontato appunto di aver scoperto sotto la doccia di avere questo problema. Ecco. Sì, effettivamente l'autopalpazione è la cosa
come dire, che più di tutte, prima di tutte, riesce a farci dare un darci un campanello di allarme. Conoscere il proprio corpo, conoscere se stessi è importante, e quando si avverte sotto la doccia appunto una nodularità sospetta è necessario approfondire. È anche importante fare l'ecografia, la mammografia ogni 2 anni e la vista senologica. Molti ritengono che fare l'ecografia possa essere sufficiente, e invece no. Il mio referente scientifico per la provincia di Catanzaro, la dottoressa Cosentino, insiste, ma non solo lei, tutti, nel dire che bisogna fare la vista senologica, l'ecografia e la mammografia, perché ognuno di questi esami fornisce precise informazioni al medico. Ecco, vediamo appunto la grafica, così per avere anche meglio impresse quando magari fare questo tipo di esami, perché sì, dai 30 anni in su è consigliabile un'ecografia annuale, visita senologica come lei ci diceva, intorno ai 40 anni con la mammografia annuale o biennale, dai 50 in poi mammografia annuale. Quindi questi sono i consigli che in linea di massima possiamo dare, poi ovviamente in base ai casi specifici bisogna procedere diversamente. Lo dicevamo in apertura, voi portate avanti diverse attività anche di promozione, diverse attività accanto anche alle strutture sanitarie, in particolare all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Una tra le tante iniziative è stata la consegna di alcune borse di studio. Vogliamo dire di che si tratta, anche perché è bello poi raccontare insomma quello che in concreto le associazioni come Salute Donna portano avanti. Sì, noi ecco, abbiamo consegnato 2 borse di studio lo scorso anno all'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, una per un chirurgo senologo e l'altra per un radiologo, col preciso intento di snellire le liste d'attesa per l'esame mammografico, perché quando noi siamo nati quasi 2 anni fa avevamo registrato oltre un anno di attesa per fare la mammografia, e quindi ci siamo posti come primo obiettivo quello di snellire queste liste di attesa, e abbiamo raccolto appunto questi fondi per dare un contributo all'azienda ospedaliera affinché si potessero snellire le liste d'attesa. Ecco, nella foto c'è il dottore Panelli e il dottore Bertucci, che è sempre al nostro fianco, la nostra presidente. Abbiamo visto anche la presidente nazionale, che torna periodicamente poi in Calabria, ed è calabrese, diciamolo, anche di nascita. Sì, lei è di origine di Zagarise, e torna sempre con enorme piacere nella nostra terra, alla quale è legatissima. Lei ha dei ricordi della sua infanzia, perché lei ha lasciato Zagarise che era piccolissima. Siamo in provincia di Catanzaro, ricordiamo, nella Presila catanzarese. E ha appunto i ricordi, i profumi, i colori, i sapori che ha lasciato ogni volta che torna in Calabria. Lei li va a cercare, quindi che ne so, cerca il mare, cerca il profumo del mare, il profumo della terra, il profumo della frutta. I sapori che ha lasciato, sì, è la gente. È la gente di Calabria che l'accoglie poi sempre con tanto affetto. Lei sta a Milano, però sta portando in giro un po' per l'Italia anche la sua testimonianza, la sua esperienza di una donna che ce l'ha fatta grazie naturalmente alla competenza dei medici, perché dobbiamo dire anche questo, ma poi grazie alla sua grande forza di volontà. Quindi con l'esempio della presidente di Salute Donna Onlus nazionale Anna Mancuso, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, quindi io ringrazio la responsabile della comunicazione Salute Donna Onlus di Catanzaro, Claudia Sacco, alla quale auguriamo un buon lavoro davvero. Grazie. Perché è importante quello che fate per tutte le donne che ne hanno bisogno. Grazie. Grazie a lei, buon lavoro a lei, così come ringrazio anche voi per averci seguito. Vi ricordo sempre il nostro indirizzo mail, salute@lactv.it. Stiamo ricevendo le vostre email con anche i temi che voi stessi ci chiedete di affrontare, e lo faremo nel corso delle settimane. Il sito per rivedere le puntate invece è lactv.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Vi aspetto con la C Salute ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20. Per le vostre domande scrivete a salute@lactv.it. Non mancate!